Per difendere il traffico commerciale nel Mar Rosso, minacciato dagli attacchi degli Houthi, americani e inglesi hanno già usato le armi. I paesi europei lo faranno a breve. Il rappresentante della politica estera dell'Unione, Borrell, dice che la missione è pronta e dovrebbe partire il 17 febbraio, con sette paesi che forniranno navi e aerei. La Germania ha spinto molto per la missione, alla cui guida sono interessate Francia, Grecia, Italia, con Roma che non nasconde le sue ambizioni. L'Europa deve essere meno burocratica. I tempi che viviamo richiedono velocità e pragmatismo, dice il ministro della difesa Crosetto. Formalmente la missione Aspides, Scudi, è difensiva. Prevede l'abbattimento di droni e missili lanciati dagli UTI contro le navi cargo, ma non attacchi nel territorio dello Yemen come invece fanno gli americani. L'area da coprire è grande, dal canale di Suez fino al Stretto di Hormuz e si sovrappone all'operazione Atalanta, che dal 2008 scorta le navi mercantili minacciate dai pirati nel Golfo di Aden, operazione che tra pochi giorni passa sotto comando italiano. Intanto gli inglesi sono pronti a dispiegare una porta aerei per dare il cambio all'americana Eisenhower che naviga nell'area. Ma i guerriglieri yemeniti hanno dimostrato che con pochi uomini e mezzi si può sabotare il traffico globale e mettere in scacco le superpotenze.